l'indicativo futuro semplice della seconda coniugazione. Prendiamo il classico verbo della seconda coniugazione che è usato anche nel libro, moneo, mones, monui, monitum, monere. Seconda coniugazione, moneo, mones, indicativo presente, io esorto, tu esorti, monui è il perfetto, io esortai, monitum è il supino e infine abbiamo l'infinito presente, monere, che ci servirà per la formazione del futuro semplice. Come si forma il futuro semplice attivo di moneo, monere? Prendo l'ultima voce del paradigma, monere, stacco la desinenza re e ottengo il tema del presente. Al tema del presente aggiungo il suffisso temporale b per la prima persona singolare del futuro attivo e ad essa aggiungo poi la desinenza attiva, monebo, io esorterò. Ripeto la stessa operazione per la seconda persona singolare, mone, bis, questa volta il suffisso è b. Stessa operazione per la terza, monebit, anche qui il suffisso temporale è b. Vediamo ora la coniugazione del futuro semplice attivo di moneo monere. Monebo, io esorterò, monebis, tu esorterai, monebit, egli esorterà, monebimus, noi esorteremo, monebitis, voi esorterete, monebunt, essi esorteranno. Notiamo come il futuro semplice della seconda coniugazione si comporta esattamente come il futuro semplice della prima. Abbiamo cioè sempre il suffisso b, b, bunt. Vediamo ora la forma passiva. Per la forma passiva la formazione è identica. Prendo sempre l'ultima voce del paradigma, l'infinito presente, stacco la desinenza re e ottengo così il tema del presente. Al tema del presente, per la prima persona singolare, aggiungo il suffisso temporale b e poi la desinenza passiva, monebor, io sarò esortato. Seconda persona singolare, qui le cose cambiano, monebe, ris, invece di b abbiamo be. Per la terza persona singolare, di nuovo b, monebitur. Vediamo ora la coniugazione del futuro semplice passivo di moneo monere, seconda coniugazione. Monebor, io sarò esortato. Moneberis, tu sarai esortato. Monebitur, egli sarà esortato. Monebimur, noi saremo esortati. Monebimini, voi sarete esortati. E infine, monebuntur, essi saranno esortati.